Alto Tirreno-Cosentino, la protesta degli autotrasportatori per il caro benzina andrà avanti ad oltranza. Con le nostre telecamere tra i manifestanti per la prima notte di protesta. Cetraro, incendiata l'auto del parroco Don Ennio Samile, la criminalità lancia la sfida alla vigilia dell'incontro con il prefetto. Elezioni a Praia, al candidato di Per una città nuova, Pasquale Fortunato, dice sì al piano politico di Massimiliano Cedolia. Tortora, Roy Paci ritorna in Calabria per lavorare ad un progetto artistico. Il sindaco Lamboglia, sosteniamo l'iniziativa. Martedì 24 gennaio 2012 erano queste le anticipazioni di Rete 3 News. In apertura parliamo ancora della protesta degli autotrasportatori del Tirreno Cosentino. Un presidio nel comune di Diamante, precisamente a Cirella, è stato costituito oggi in aggiunta a quelli di Tortora e Scalea. Proprietari di ditte di trasporti della Riviera dei Cedri e camionisti, lo ricordiamo, si sono uniti al Movimento Nazionale di Protesta contro gli aumenti dei costi connessi alle loro attività lavorative, dal carburante ai pedaggi autostradali e fino al costo delle assicurazioni. Il fatto che la protesta sia in atto in tutta Italia, spiegano i coordinatori locali, testimonia la gravità del problema che viviamo come categoria. Siamo i più disperati. I camionisti che presidiano la SS18 informano di aver ricevuto anche oggi la visita delle forze dell'ordine locali, che hanno potuto constatare ulteriormente la connotazione pacifica della protesta. Da sindacati e amministrazioni comunali, invece, aggiungono i manifestanti, non si è fatto vedere e sentire nessuno. La carovana dei giganti della strada, disseminata nei tre presidi, è rimasta sostanzialmente immutata, numericamente parlando, rispetto a ieri, primo giorno della protesta. E quella di ieri per loro è stata la prima notte all'aperto. Una nostra troupe li ha incontrati a Scalea per tracciare il bilancio del primo giorno di protesta al servizio. Protesta degli autotrasportatori del Tirreno Cosentino. Siamo nei pressi del presidio sulla SS18 Tirrena Inferiore, nei pressi di Scalea. Si sta per concludere il primo giorno di protesta, allora andiamo a vedere, a tastare l'umore dei manifestanti. Luigi è il portavoce dei manifestanti che stanno presidiando questo tratto della SS18. Con lui proviamo a tracciare un primo bilancio del primo giorno e quindi anche la prima notte di protesta. Quanti camion siete riusciti ad aggregare? Ma una decina tra ieri sera e oggi, più qualche furgone che dopo è andato via perché non possono rimanere a fare la sosta notturna. Sui motivi della protesta ci siamo già spiegati, il caro vita del vostro lavoro in termini di benzina, assicurazioni e quant'altro. Quanti giorni pensate di portare avanti la vostra protesta? In oltranza, fin quando ci aiutano a sopportare questa manifestazione anche i nostri colleghi nel resto dell'Italia. L'appello alle istituzioni è doveroso in questi casi. Che cosa chiedete alla politica? Di darci una mano perché siamo agli sgoccioli, non riusciamo più ad andare avanti, non ce la facciamo più neanche a pagare i dipendenti. Per i presidi notturni come vi siete organizzati per dormire, mangiare e tutto il resto? Ma restiamo negli automezzi e qualcuno fuori a vigilare un pochettino la situazione. E non tardano ad arrivare le prime reazioni ai tanti disagi provocati dal blocco imposto dagli autotrasportatori. E proprio al riguardo arriva il commento di Antonino Pedà, il presidente della FIGISC, Federazione dei Gestori degli Impianti Stradali di Carburante, aderente alla Confcommercio Calabrese. Il governo dovrebbe precettare gli autisti delle autobotti per consentire il rifornimento di carburante, che è un servizio pubblico. Ancora, prosegue Pedà, abbiamo le autobotti fermi negli impianti e non possono muoversi per via dei blocchi. Infine, sostiene Pedà, abbiamo fatto i nostri passi, ma il governo non ci ascolta. È una protesta quella dei camionisti che non si ferma solo al Tirreno Cosentino. Vediamo nel prossimo servizio cosa sta accadendo anche nelle altre parti della nostra regione. La protesta dei furgoni, partita dalla Sicilia, approda in continente dalla Calabria per arrivare in tutto il resto d'Italia. Fin dalle prime luci del mattino, centinaia di camionisti si sono dati appuntamento presso gli svincoli autostradali per effettuare la loro protesta. In Calabria, presidi di mezzi pesanti sono stati attuati nei punti strategici della viabilità. In particolare risultano presidiati gli svincoli della 3, alcuni incroci della strada statale 106 e sulla statale dei Due Mari che collega Catanzaro all'autostrada.
Ma la protesta dei camionisti che sostengono la ribellione dei forconi per il momento non crea particolari problemi ai semplici automobilisti che vengono comunque lasciati transitare per i blocchi agli svincoli autostradali. Calma la situazione sia a Vibo Valentia che a Pizzo Calabro, dove a decine si sono fermati ai bordi della strada in attesa di avere risposte. Negli altri nazioni d'Europa la parte che pagano il gasolio più alto è solo di 40 centesimi di meno rispetto a noi. Quindi ritengo che se siamo in Comunità Europea dobbiamo avere quantomeno quasi gli stessi diritti. Va bene, noi i diritti, alcuni sì e alcuni no. In Spagna il gasolio fino a ieri si metteva a 95 centesimi al litro, qua costa 1,80 euro. Poi non vedo il motivo perché al nord pagano l'assicurazione 30% in meno rispetto al centro-sud. E i servizi e l'accordo autostradale sono quelli che sono. Quindi quando ci danno quello che il governo Monti parla d'equità e mette tutto in equità, noi sbloccheremo il tutto. Alcuni accordi a livello nazionale sembra siano già stati presi, un'accisa sui carburanti a 19 centesimi, un rimborso sui pedaggi autostradali e la garanzia di viaggiare ad un minimo chilometrico. Ma la preoccupazione maggiore deriva dalla paura che questi accordi non vengano avallati dalle controparti. E quindi la decisione, almeno a livello calabrese, di attuare un fermo che andrà avanti fino a venerdì. Poche saranno le eccezioni a questa decisione. Noi sicuramente facciamo passare tutto quello che serve per la comunità, per la sicurezza, e iniziando da farmaci, sicuramente non passeranno, o almeno, i prodotti alimentari, anche il carburante stesso, questo si può aspettare, come stiamo aspettando noi aspetteranno pure questi. E dopo l'esaurimento delle scorte di carburante, finito ormai in quasi tutta la regione, adesso in Calabria si teme per i generi alimentari, lo si apprende da una nota dell'ANSA. Lo sciopero dei camionisti infatti mette a rischio il rifornimento di generi alimentari a supermercati e negozi dove già si registra un aumento degli acquisti che potrebbe provocare l'esaurimento delle scorte. E proprio sull'andamento della protesta degli autotrasportatori abbiamo raccolto questa mattina le dichiarazioni del prefetto di Cosenza, Raffaele Cannizzaro. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni nell'intervista di Pierina Ferragudo. Blocchi tecnicamente non ci sono. C'è un grosso rallentamento della circolazione in svariati punti della provincia, soprattutto negli innesti autostradali lungo la 3. E sicuramente è un momento di difficoltà. Io già da ieri ho costituito una unità di crisi nel mio ufficio che si occuperà di risolvere gli eventuali problemi di carattere più urgente legato soprattutto all'approvvigionamento di generi, quali che siano, per garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, e questo a parte tutto. Poi la seguiamo in maniera attentissima, in questo momento stanno censendo tutti i camion fermi con il loro contenuto, abbiamo fatto riunioni ieri, stamattina le faremo altre oggi per comprendere non solo lo stato della situazione e ciò che genera, ma anche ciò che evidentemente c'è da fare nel rispetto dei diritti di tutti. Quello che vorrei dire è che non vi è proprio nessuna necessità di accaparrare derrate. Mi dicono che ciò è accaduto, mi dicono anche che per fortuna i supermercati sono molto pieni, per cui non c'è stata tutto sommato una cosa esasperata, però non vi è proprio ragione. E domani a Cetraro si terrà un incontro sull'ordine pubblico alla presenza sempre del prefetto Raffaele Cannizzaro, che questa mattina, come detto, ha partecipato a Diamante ad una manifestazione scolastica e ha dichiarato il suo impegno e la sua attenzione al problema della sicurezza. Quanto sta accadendo non passerà inosservato, ha dichiarato. Stiamo lavorando per andare fino in fondo a questa vicenda. L'organo di analisi della prefettura ha già chiesto la collaborazione del sindaco Aieta. Bisogna fare attenzione però e distinguere atti come questi dalle azioni della criminalità organizzata. E qui il riferimento del prefetto è al gesto criminoso di cui è stata vittima il parroco di Cetraro, Don Ennio Stamile. Domenica scorsa, infatti, è stata incendiata la sua auto. Ha ricostruito per noi la vicenda Gaetano Bruno.
Non un buon segnale alla vigilia dell'arrivo in città del prefetto della provincia di Cosenza, Raffaele Cannizzaro, per discutere di ordine pubblico. L'auto incendiata, Don Ennio Stamile, parroco della chiesa San Benedetto a Cetraro e presidente dell'osservatorio sulla legalità, non può non essere interpretato come uno schiaffo, una sfida nei confronti di una comunità già altamente provata. Un episodio grave che si somma ad altri atti di criminalità, sempre stigmatizzati con forza dalle istituzioni locali. L'atto vandalico che si è verificato domenica sera assume connotati inquietanti se si pensa che il parroco da anni è schierato contro la malavita organizzata. Per Don Ennio la missione evangelica è diventata sinonimo di cultura della legalità, un processo difficile in un contesto sociale esplosivo dove la crisi economica costringe le aziende a chiudere e nel quale la forza economica resta in mano ad organizzazioni che assicurano guadagni con attività che niente hanno di legale. L'incontro di domani con il prefetto è stato preparato dalla malavita locale con un segnale di avvertimento chiaro. Gli equilibri dominati dal malaffare non tollerano intrusioni. Una politica di solidarietà sociale non sembra sufficiente. È necessario ricreare le condizioni di lavoro per liberare la gente dal bisogno e dalla disperazione che porta ad imboccare strade senza ritorno. Le istituzioni e le forze politiche si sono strette nella lotta. Ora tocca alla cittadinanza fare la propria parte, uscire dalla paura omertosa, denunciare ed essere pronta a manifestare anche con una mobilitazione popolare per ridisegnare l'immagine di una città troppo spesso mortificata. E l'assessore provinciale all'ambiente e ai rapporti con la regione Campania, Antonio Fasolino, si è dimesso in seguito all'approvazione del piano rifiuti da parte dell'ente guidato da Stefano Caldoro. Come preannunciato, ha dichiarato l'ormai ex assessore all'ambiente della provincia di Salerno, non potrà essere il sottoscritto ad aiutare le misure arcaiche ed illogiche per il nostro territorio. L'approvazione del piano romano in consiglio regionale e l'assenza degli emendamenti concordati, sostiene ancora Fasolino, fanno sì che lo strumento di pianificazione giungesse in Europa privo della spinta innovatrice proposta e voluta dai cittadini, dalle associazioni e dalle istituzioni presenti sul territorio della provincia di Salerno. Le critiche di Fasolino giungono anche in merito al polo ecologico di Vallo della Lucania. L'ex assessore all'ambiente si è dichiarato infatti amareggiato perché la legge regionale impedisce di fatto la costruzione dell'impianto di Mazzavacche. E parliamo ancora di trasporti, ancora di saggi sulla tratta ferroviaria Cosenza Paola Sapri, ma ci racconta tutto Martino Ciano. Ancora di saggi sulla tratta ferroviaria Cosenza Paola Sapri, nel fine settimana ennesimo bollettino di guerra a base di soppressioni e ritardi, con conseguenti lamentele da parte dei pendolari. Giovedì e venerdì scorso, ad esempio, il treno che parte da Sapri alle 7.25 del mattino non è arrivato alla stazione di Vaiolise di Cosenza, mentre il treno 3701, che parte sempre da Sapri alle 7.50 per San Lucido, giunto a Paola, è stato cancellato. La ragione verrebbe imputata alla mancanza di macchinisti. Nessun disagio, invece, è stato riscontrato nel fine settimana, periodo in cui, però, il numero dei pendolari cala sensibilmente. Tra sabato e domenica, infatti, persino il treno delle 16.35, quello che da Cosenza a Sapri, che per ragioni varie non aveva effettuato corse per diversi giorni, ha viaggiato. Il risultato è che se molti pendolari hanno scelto il pullman per raggiungere il posto di lavoro, dall'altro il sistema trasporti calabrese, in particolar modo quello alto tirrenico, è ormai una vera e propria giungla. La protesta degli autotrasportatori e le interruzioni sulla SS18, la penuria di carburante di questi giorni e il caro benzina che ha portato la verde in alcuni distributori a 1,80 euro, i cantieri infiniti della 3 Salerno-Reggio Calabria, i disagi sulla tratta ferroviaria che rendono spostamenti di nemmeno 100 km viaggi biblici, questi i disagi quotidiani dei pendolari calabresi. Cambiamo ora argomento, parliamo di politica e andiamo alle elezioni amministrative di Praia. Oggi arriva l'adesione ufficiale del candidato di Per una città nuova, Pasquale Fortunato, al piano politico di Massimiliano Cerolia. Ecco il servizio di Martino Ciano. Pasquale Fortunato aderisce al piano politico di Massimiliano Cerolia. Il candidato a sindaco di Per una città nuova chiede ora solo alcune modifiche al documento presentato dal leader del movimento Rappresentiamoci. Fortunato ha alzato perplessità sul comma 4 dell'articolo 2, quello che impone un tetto minimo di 150 e uno massimo di 250 simpatizzanti che con la propria firma danno fiducia alla candidatura dell'aspirante sindaco. È il punto che imporrebbe l'obbligatorietà ai tre più votati nelle elezioni regionali
al 4 marzo, giorno in cui l'assemblea elettiva composta dal totale dei simpatizzanti dei vari aspiranti a sindaco sceglierà il rappresentante della lista unica ad essere candidati della futura compagine. Secondo Fortunati, infatti, entrambe le norme necessitano di modifiche. Cedolia si è detto disponibile a dialogare ed entro questa settimana se ne parlerà. Con l'adesione al piano di Pasquale Fortunato sono 4 finora gli aspiranti candidati a sindaco che hanno detto sì a Cedolia. Gli altri 3 sono Gino Spolito, candidato di Futuro Praia, Pietro De Paolo, attuale vice sindaco di Praia a Mare nella giunta guidata dal sindaco Carlo Lo Monaco, anche se lo stesso presenterà a sua volta delle modifiche, e Massimiliano Cedolia del movimento Rappresentiamoci, nonché ideatore del documento. Intanto lo stesso Cedolia ha parlato di possibili aperture da parte della candidata a sindaco del Movimento Democrazia per Praia, Anna Maria De Presbiteris, che insieme al leader del gruppo L'Alternativa, Giacomo Bello, ha bocciato il documento. Apporteremo le modifiche al piano e lo riproporremo di nuovo alla De Presbiteris, ha spiegato Cedolia. Nella riunione che abbiamo tenuto venerdì scorso ha fatto intendere una possibile apertura, ma rimaniamo cauti. L'assessore Suti si adoperi per superare le criticità relative al centro di aggregazione giovanile. A sostenerlo attraverso una interpellanza comunale Angelo Lamboglia, consigliere comunale all'opposizione per il gruppo Laurea Libera. Una struttura con tutti i requisiti per poter funzionare, spiega Lamboglia, eccezion fatta per la linea DSL utile alle connessioni internet. Ad oggi, prosegue il politico di Laurea, dopo circa 5 mesi, cioè da quando si è demandati al presidente della quarta commissione consiliare l'opportunità di valutare le possibili gestioni del servizio, in particolare quella avanzata dal gruppo di protezione civile, gruppo Laurea, nulla è accaduto. Infine, conclude il documento di Laurea Libera, la speranza è che vengano superate tutte le criticità al fine di procedere all'attivazione di una così importante struttura per tutta l'area. E andiamo ora a Tortora. Ieri pomeriggio l'amministrazione comunale ha ospitato il noto cantante Roy Paci. Un ritorno al suo dopo il concerto di quest'estate. Si è parlato di un progetto. Vediamo i particolari nel servizio. Una kermesse artistica di 3 giorni a Tortora, un contenitore musicale ricco di tanti altri spazi, dal sociale all'enogastronomia. E questo il progetto di Roy Paci, il noto cantante siciliano, ospite già la scorsa estate nella cittadina tirrenica. Oggi solo un'idea dunque, ma che domani potrebbe divenire realtà. Ne hanno discusso ieri nei saloni della casa comunale l'artista siciliano, le associazioni del territorio e alcuni delegati dell'amministrazione comunale di Tortora. Un progetto ambizioso, come spiega lo stesso Roy Paci. Se uno pensa di realizzare una cosa e deve andare bene subito alla prima edizione, ha già sbagliato in partenza, perché cercare di capire con uno svolgimento anche di idee strategiche, di marketing, tutto quello che noi insomma vogliamo mettergli, quello che potrebbe diventare tra 10 anni questa cosa, che non ha ancora un nome, non ha una connotazione, è interessante anche perché ti poni con una ambizione bella, positiva, su quello che può essere appunto uno sviluppo di idee che in questo momento stanno nell'aria. Un'iniziativa apprezzata e sostenuta dall'amministrazione comunale. Nelle parole del sindaco Pasquale Lamboglia, la speranza di vederla realizzata per un motivo in particolare. Ci stanno lavorando consiglieri e associazioni del territorio, diciamo i giovani, le nuove leve, e ben venga, noi siamo alle spalle, speriamo che da questo nasca qualcosa di buono, ma soprattutto qualcosa che porti Tortora all'Alto Tirreno sempre più in alto dal punto di vista del turismo, e quindi ci sia possibilità di lavoro soprattutto per i nostri giovani. E rimaniamo sempre a Tortora. Ieri Fausto Orsomarso, consigliere con delega ai trasporti per la Regione Calabria, ha fatto visita agli amministratori locali. L'esponente del governo regionale ha incontrato infatti il sindaco Pasquale Lamboglia per parlare di turismo e trasporti. Lo abbiamo incontrato anche noi e con lui un discorso a tutto campo su come la Giunta sta affrontando le emergenze della Regione. Ascoltiamo l'intervista. È inutile piangersi addosso, bisogna sapere tutti, che è un periodo di grandi sacrifici. Noi cerchiamo, insomma, lavorando tutte le ore che necessita al giorno per stare sul pezzo dei problemi e anche anticiparli e guardare avanti, e quindi guardare anche il bicchiere mezzo pieno, che è la vera ragione per cui oggi siamo qui a Tortora, no? Per parlare
di turismo. Ed è ovvio che se tutti candidi, e per 40 anni non è stato così, a campare di turismo, cioè a fare un più 30%, deve essere attrezzato. Dobbiamo essere attrezzati tutti, da chi c'è il lido e accoglie le persone, insomma, quello non sto qui a farvi un comizio per intenderci. È ovvio che a noi sta, nei luoghi deputati, anche quindi alla gestione delle risorse, avendo pure una nuova moralità in politica che non guasta, perché è un discorso che sembra un po' saltato, cioè è giusto premiare chi dimostra differenze e chi fa anche fatti, e su questo siamo impegnati. Ripeto, rispetto al problema di Trenitalia c'è stato un incontro del Presidente Scopelliti con il nuovo Premier Monti, a cui ha portato in modo stringente, ci hanno assicurato, si rivedrà a Passi la settimana prossima, a cui aggiungeremo anche il problema degli autotrasportatori, che non dipende da noi ma dipende dal governo, cioè le tariffe, gli sconti, con l'accisa aumentata, poi la Calabria c'ha le accise più alte perché c'ha i debiti sulla sanità. È una cosa che per il cittadino non comprende, non può comprendere tutti i meccanismi, e ti fa saltare il cervello, e quindi siamo qui quasi alla vigilia anche di una forte crisi sociale. Noi non dobbiamo avere paura, dobbiamo avere spalle larghe e lavorare in un momento di emergenza ulteriore, cioè più grande di quanto non abbiamo avuto in 40 anni, dove abbiamo perso tanto tempo, e sai sul pezzo delle cose, per cui insomma ogni giorno, e quindi tornando al problema dei trasporti e dei collegamenti, non è possibile, riguarda anche gli aeroporti, perché noi abbiamo un'autostrada che non finisce mai, non si sa quando la finiranno, e quindi al di là di chiedere il timing dei lavori, puoi investire per progetti di brevissimo periodo, quindi puntiamo anche sugli aeroporti, perché è una regione che è turistica e deve ricevere più gente possibile. Andiamo ora a Diamante. Questa mattina la cerimonia di consegna dei premi agli studenti che hanno partecipato al concorso letterario Libro Cuore. Vediamo il servizio. Sono stati premiati questa mattina a Diamante gli alunni della scuola secondaria che hanno partecipato al concorso di lettura dedicato al Libro Cuore, momento conclusivo di un'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, che ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi alle istituzioni per comprendere meglio l'attività amministrativa comunale. Alla manifestazione ha partecipato anche il prefetto di Cosenza, Raffaele Cannizzaro. Io vedo che in questo comune, come anche in tanti altri per carità, si organizzano le manifestazioni d'intesa, comune, municipio, dirigenza scolastica, le scuole, i propri cittadini, bambini e ragazzi, non tanto per farle, ma veramente perché c'è un grande interesse, una grande passione, una grande consapevolezza sulla necessità che le giovani generazioni vengano coltivate nei principi su cui si fonda la nostra comunità. Abbiamo regalato ai ragazzi, tra le altre cose, il Libro Cuore, che io ritengo sia uno dei testi più importanti che promuove i valori del nostro Stato, le ragioni fondanti della nostra Repubblica, la solidarietà, il senso dell'amicizia, la tolleranza, la famiglia, il valore dello Stato, di chi ci governa, il rispetto verso gli altri, sono valori fondanti che vogliamo trasmettere alle giovani generazioni. Per partecipare al concorso i ragazzi hanno dovuto produrre un elaborato, un racconto, una favola, scegliendo tra le tematiche del Libro Cuore. I ragazzi dovevano scegliere, ecco, due tematiche, quella sulla la diversità della classe e i valori che devono essere trasmessi dalla famiglia ai propri figli. Altra iniziativa importante per gli alunni è in programma per il prossimo 26 gennaio. Per celebrare la giornata della memoria, la Shoah, una delegazione di questo istituto verrà con noi a Roma alla visita delle fosse ardeatine e la sinagoga ebraica. E prima di lasciarci, uno sguardo al meteo previsto per domani. Al sud, nubi diffuse a tratti anche compatte, con piogge sparse e neve sulle zone interne a quote collinari. Miglioramento più deciso su gran parte del sud nel corso del pomeriggio. Temperature in decisa diminuzione su tutte le regioni. Venti moderati settentrionali su tutto il meridione. I mari da poco mossi, a mossi l'Alto Tirreno ed il Mar Ligure. Molto mossi o agitati il Medio e Basso Tirreno. E come di consueto ecco gli avvenimenti previsti per domani, mercoledì 25 gennaio. A Cosenza, conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa promossa da Rifare l'Italia, Rinnovare il PD, con la partecipazione di Matteo Orfini, che si terrà il 27 gennaio.
ore 11, sede provinciale PD. A Catanzaro, riunione operativa sul porto di Diamante, convocata dall'assessore regionale ai lavori pubblici Pino Gentile, ore 12, sede dell'assessorato. A Latronico, elezione del presidente della conferenza dei sindaci per l'area programma Lago Negrese Pollino, ore 16, presso la scuola elementare cittadina. E a Cetraro, incontro tra l'amministrazione comunale e il prefetto sull'ordine pubblico. L'appuntamento è alle ore 17 presso Palazzo del Trono. Scusate. Era davvero tutto per l'edizione odierna del nostro telegiornale. Giuseppe Miraglia e Rete 3 DGS vi augurano un buon proseguimento di serata.